Ma è un tassello di una città che ha voglia di amarsi, di riprendersi la storia, di accudire dei gioielli, dei patrimoni straordinari che aveva un po' dimenticato e attraverso questi guardare al futuro. E questo è un pezzo di una città, è un pezzo di un intervento, di un progetto complessivo, di un'idea di città, perché dicevo prima, questo è un camminamento che è una parte dell'anello verde ciclabile che collegherà questo tesoro con chi abita sopra la statale 16, perché si arriva al Parco Marecchia, poi a Lina Casa, poi faremo dei sottopassi ciclopedonali all'altezza della statale 16 ovunque, all'altezza della Marecchiese, all'altezza della Grotta Rossa, di Covignano, all'altezza del villaggio Primo Maggio, quindi si arriverà in bicicletta persino alla Gaiofana e dal villaggio Primo Maggio poi si viene giù, si passa sotto via Euterpe, sto dicendo di progetti tutti finanziati, progetti tutti sviluppati, i cantieri sono aperti, si verrà giù da villaggio Primo Maggio, si passerà dalla Cava, il Quinto Peppe, sotto via della Fiera, poi Parco Cervi sotto l'Arco, poi sopra via Roma, il ponte della via Roma, vedete come si tengono le cose, questo camminamento, il ponte della via Roma, arrivi a Piazzale Kennedy, volte a destra vai a Miramare con la ciclabile, volte a sinistra arrivi al porto e poi dal porto vieni su nel tesoro del centro storico attraverso questo passaggio ciclopedonale, questo camminamento, quindi è un anello nel cuore della città che sarà collegato a nord e a sud con il nuovo lungomare di Torre Pedrera e con Miramare e con la città sopra la statale 16. Guardiamo il futuro donandoci la storia, prima di tutto ai riminesi, il patrimonio artistico ai turisti. È uno spettacolo, anche in questa Pasqua che adesso è un po' piovosa, vedere frotte di gente dall'Europa che viene a vedere la città storica. Siete così? Sì, siamo così.